bentornati. Allora vi ringrazio naturalmente per quanti mi state seguendo e state continuando a riempire il mio telefonino di domande e quant'altro. Io sono fiero e contento di potervi rispondere naturalmente. Oggi torniamo a parlare di alimentazione dei piccoli. Ecco, l'anno scorso ho fatto un video dove appunto parlavo dell'alimentazione dei piccoli. Quest'anno ho portato una piccola modifica. Naturalmente ci sono una serie di immagini che voi vedrete fra un po' dei piccoli che stanno pian piano nascendo, quindi le cose stanno funzionando abbastanza bene. Sono tornato, come già parecchi anni ho fatto in passato, ai semi germogliati. Allora, praticamente ora che faccio? L'anno scorso ho utilizzato solo couscous, uova sode e pastoncino, però mi sono reso conto che probabilmente qualcosa mancava nell'alimentazione, quindi ho pensato bene di fare due tipi di alimentazione, e secondo me è la cosa migliore in assoluto. Cioè, perché sottrarre i piccoli di un'alimentazione che erano i semi germogliati, che secondo me sono eccezionali? Perché sono eccezionali? Perché hanno un potere nutritivo eccellente. Ti accorgi proprio il canarino che cresce in maniera smisurata, proprio a volte al sesto giorno hai quasi difficoltà ad annellare, quindi là ti rendi conto che il canarino sta bene. Allora, cosa sto facendo? Le due poppate che vado a dare, una la mattina presto e una all'ora di pranzo, le sto distinguendo, quindi magari preferisco fare semi germogliati, come in questo caso, germogliati abbastanza bene. Questi sono stati 24 ore in ammollo e poi 24-36 ore a germogliare, e hanno un po' tutti la linguetta, quindi sono abbastanza pronti. In questo caso, in questo momento particolare, loro hanno un potere nutritivo molto alto, quindi è proprio questo il momento in cui bisogna somministrarli. E poi semplicemente utilizzo il pastone, questo qui, cioè 50% di pastone morbido, 50% di pastone secco, all'interno di questo miscuglio. E fatto così lo somministro e loro lo mangiano in maniera. Quindi questa è il miscuglio che gli do la mattina presto, tipo le 5:30 prima di andare al lavoro. E poi l'ora di pranzo, 13:30-14, somministro il couscous, il pastoncino e uova sode, che è un altro alimento altamente proteico, e quindi i piccoli crescono abbastanza bene. Ora vi faccio vedere le immagini. Allora, mi avete chiesto in tanti l'utilizzo del bicchierino. Ragazzi, il bicchierino è una cosa mia, nel senso che io nel bicchierino metto la quantità di mangime quotidiana, soprattutto quando ci sono i piccoli. Utilizzo il bicchierino perché? Perché per me è molto più comodo, è molto più veloce utilizzare, perché a me sono tante coppie, utilizzare il bicchierino, quindi usa e getta, anche se ora
con, di quanto si sta parlando della plastica, devo cominciare a pensarci appunto a non consumarne più così tanto. Quindi voi potete tranquillamente utilizzare una mangiatoia classica per poter mettere il mangime, quindi non vi preoccupate, non è un problema. Colgo l'occasione per farvi vedere dei piccoli, eccoli qua. Questi sono praticamente i primi nati di quest'anno, che hanno circa 20 giorni, quindi mi sa il giorno 11 sono nati, 11 marzo. Questi sono i primissimi nati di questo allevamento. Eccoli qua. Ragazzi, anche per oggi è tutto. Io spero di nei miei video di essere chiaro, di darvi informazioni, soprattutto di poter servire a qualcosa. Cioè, l'obiettivo mio è quello di darvi una mano. Sono felicissimo se ci riesco. In alcuni ad alcuni di voi insomma ci sto riuscendo e sta cosa mi fa un enorme piacere, quindi almeno a qualcosa possono servire questi video. E io vi ringrazio, naturalmente. Se questi video continuano a piacervi, iscrivetevi al mio canale, cosa che state facendo in tanti, quindi vi ringrazio per questo qua. Stiamo interagendo di continuo, quindi mi fate delle domande, vi do delle risposte, anche molti di voi in maniera privata, quindi non c'è problema, tranquilli. Io se non rispondo, perché magari sono al lavoro, quindi non posso rispondere in quel momento, però non appena arriva la sera o l'indomani subito cerco di essere pronto nelle risposte. Continuate a seguirvi, vi ringrazio e un abbraccio, a presto, molto presto, ciao.